Mai come in questo momento bisogna parlare di inclusività, anche per quello che è successo qui a Milano proprio in questi giorni. L'inclusività dovrebbe essere. Non, allora, in realtà non bisognerebbe parlare di inclusività. Io dico sempre che quando un paese, uno Stato ha bisogno di un DDL Zan, è uno Stato che ha fallito. Il DDL Zan è una legge che non dovrebbe esistere. Se io non devo obbligarti ad essere rispettoso degli altri, tu dovresti già essere rispettoso degli altri. C'era una vecchia frase che girava tempo fa e diceva: non vuoi divorziare? Non lo fare. Non vuoi sposarti con un uomo? Non sposarti con un uomo. Ma perché lo devi impedire a qualcun altro? Inclusivo oggi vuol dire tante cose, a volte vuol dire qualcosa di sbagliato secondo alcuni. Invece inclusivo vuol dire semplicemente lasciare agli altri il diritto di essere chi vogliono. Soprattutto lasciare agli altri la possibilità di poter utilizzare dei diritti che sono già acclarati per tante altre fasce di popolazione. Alla fine non è questa paura del diverso, ma del diverso inteso come ciò che non si conosce. Diverso è sempre stato ciò che non si conosce, a volte però diverso è anche qualcosa che non si vuole conoscere. E quando non si vuole conoscere qualcosa non è sintomo di grande intelligenza da parte di nessuno, di uno Stato, di una nazione, di un comune, di un prefetto, cito così per dire, parole a caso ovviamente. Questo musical dà un messaggio importantissimo, soprattutto perché si svolge in una scuola ed è proprio lì dove bisognerebbe iniziare ad educare i ragazzi. La scuola dovrebbe essere il primo avamposto per la cultura e per l'inclusione. Se ci fosse il corso di teatro in tutte le scuole, dal più basso grado al più alto, non ci sarebbero tanti bulli, non ci sarebbero tante violenze, perché il teatro ti insegna a metterti nei panni di qualcun altro, a comprenderne il motivo, a comprenderne i disagi e a gioire delle gioie. In quei casi probabilmente come dire, si calmerebbero tante teste calde, si calmerebbero tante idee sbagliate. Ecco, il teatro dovrebbe salvare la scuola e la scuola in questo caso salva il teatro, perché Jamie è ambientato in una scuola, in una classe di Sheffield, una scuola, un paese molto particolare in Inghilterra, dove è molto rurale ma molto industriale, quindi ha all'interno due idiosincrasie che non possono ben convivere, dove c'è un ragazzo che sceglie una mattina di dire alla mamma e dire a tutti: io andrò al ballo di fine anno con un abito considerato da donna. Storia vera di Jamie Campbell, tra l'altro. Questo crea scompiglio perché la normalità, quella che per altri è vista come stranezza, crea sempre scompiglio. E allora noi lo portiamo in scena tutte le sere e cerchiamo di raccontare con onestà e con serietà una storia vera, cercando di raccontare alle persone come si sta in una scuola, ma soprattutto come un ragazzo racconta agli altri ragazzi cosa vuol dire essere ragazzi oggi. Prima il protagonista ci diceva che avete fatto dei matinée che sono stati applauditissimi dalle scuole, dai ragazzi. Credo che serva come iniezione di fiducia e di benessere il matinée con i ragazzi, perché sentire i ragazzi che mentre sono delle parole un po' forti nello spettacolo, dove il bullo dice delle cose molto forti a Jamie, e sentire i commenti in sala dei ragazzi che zittiscono il bullo, vuol dire che forse un po' di speranza c'è. Ecco, noi cerchiamo di non perderla questa speranza.